Alla scoperta della sindone. Storia e teologia della sindone di Torino. A cura di Don Mimmo Repice. Una produzione Radio Più Roma. La sindone può essere il lenzuolo della sepoltura di Gesù? Al momento della sepoltura di Gesù entra in scena Giuseppe d'Arimatea. È un personaggio fondamentale in questa fase della storia e del racconto dell'Evangelista Giovanni. Giuseppe è discepolo di Gesù e chiede il corpo a Pilato che glielo concede. Alla sepoltura è presente anche Nicodemo, il cui colloquio fatto di notte con Gesù è raccontato da Giovanni al capitolo 3. Nicodemo ha preparato una mistura di mirra e aloe. Insieme a Giuseppe avvolgono il corpo di Gesù con teli, lo pongono in un sepolcro nuovo che si trova in un giardino a poca distanza dal luogo della crocifissione. Ma Giovanni non dice chi fosse il proprietario, mentre ricorda che quel sepolcro era vicino al Calvario. Essendo ormai finito il giorno di Parasceve, il venerdì, quella sarà sembrata la soluzione più appropriata. Una volta rotolata la pietra all'ingresso, tutti se ne vanno. Pilato si era meravigliato della morte di Gesù, considerata evidentemente prematura rispetto al normale andamento di quel supplizio, che poteva durare anche giorni. Marco ci racconta questo e anche ci dice della richiesta di informazioni che Pilato fa al centurione. Luca ci tiene a farci sapere che Giuseppe d'Arimatea, pur essendo un membro del Sinedrio, non aveva aderito alla condanna, da cui la deduzione che la decisione presa da una sola parte del Sinedrio, perché i testi parlano di un Sinedrio, non fu nemmeno unanime. Luca annota anche che le donne, le quali avevano osservato la sepoltura da lontano, tornando indietro vanno a preparare aromi e oli profumati quella sera stessa per osservare il riposo del giorno di sabato. Il momento del ritrovamento della tomba vuota è particolarmente significativo nel Vangelo di Giovanni. La protagonista è Maria di Magdala, insieme a Pietro e al discepolo prediletto. Maria si reca al sepolcro quando è ancora buio e sembra che non entri nel sepolcro perché alla sola vista della pietra rotolata corre da Pietro e da Giovanni, i quali a loro volta anche loro corrono verso quel luogo. Giovanni, che è il più giovane, arriva prima, si china, vede i teli posati lì ma non entra per aspettare Pietro, che infatti entra per primo nel sepolcro. Anche Pietro osserva i teli posati là e il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, avvolto in un luogo a parte. Quando Giovanni entra, vede e crede. Ma cosa vede Giovanni al punto che in lui scatta l'atto della fede? Proprio dalla tomba vuota sappiamo che l'annuncio cristiano si diffonde nel mondo, dalla consapevolezza credente che Gesù Cristo è risorto. Ecco, in tutti i Vangeli si menziona il corredo funerario di Gesù, la cui esistenza è significativamente attestata anche dalla letteratura cristiana dei primi secoli e dalla devozione. L'esistenza di una sindone, cioè di un lenzuolo funerario utilizzato per una frettolosa e provvisoria sepoltura di Gesù una volta calato morto dalla croce, è menzionata in tutti e quattro i Vangeli. Se la sindone che noi conosciamo sia la stessa sindone che ha avvolto il Cristo morto e che i Vangeli attestano diffusamente, è una questione sappiamo ancora da risolvere completamente, anche se alcune significative risposte ci vengono dalle analisi e dalle ricerche fatte sulle ferite visibili sulla sindone, sulle impronte di sangue e anche sull'intera immagine di quell'uomo. Il grande interesse per la sindone sta nel fatto che essa riporta non solo tracce di sangue del cadavere che è stato avvolto nel lenzuolo, ma anche una sua immagine. L'attribuzione alla sepoltura di Gesù rende l'argomento ancora più affascinante. Un grande dibattito è nato dopo la datazione al carbonio 14 fatta nel 1988, che collocò, ricorderete, l'origine della sindone nel Medioevo. Quella datazione fu condotta però su un angolo della stoffa del telo. Nella zona circostante si è scoperto che esistevano inquinamenti dovuti a funghi e a batteri che possono alterare la datazione anche di 1000 anni. Sono state fatte recentemente presso l'Università di Padova 3 nuove datazioni con 3 diversi metodi e il risultato di queste nuove indagini è che la sindone possa risalire invece all'epoca di Cristo, risale all'epoca di Cristo secondo queste
indagini. Rimane però il mistero dell'immagine, perché i fisici dell'Enea di Frascati l'hanno assimilata a un effetto di luce, e un cadavere certamente non può, normalmente non può emettere luce. Non lo sappiamo, ma la sindone ha questo fascino. È come un negativo fotografico che ci riporta al positivo questo corpo solennemente composto nella morte, con un volto che ci dà veramente una luce di speranza. Negli anni 70 furono scoperti pollini di piante che non crescono in Europa, ma solo in Medio Oriente. Ecco, una serie di elementi e di motivi, sia storici che scientifici, inducono a ritenere che questo lenzuolo sia proprio il lenzuolo funebre di Gesù. Ognuno può concludere liberamente, ma è importante e doverosa un'informazione storico-scientifica perché si decida se credere o meno all'autenticità di questo lenzuolo in base a elementi concreti e non a tesi preconfezionate.